Oggi domenica 6, ore 15, siamo qui alla spiaggia, libera spiaggia pubblica, il Curvone, dove c'è un evento con una serie di associazioni e adesso andiamo a intervistare appunto per un mare libero. C'è in corso una petizione. C'è un po' di venticello, ma c'è ancora gente in acqua. Che bandiera, ragazzi. Allora, io sono Giorgia e faccio parte dell'associazione HOP, Humanity Over People, e siamo in spiaggia proprio per ribadire l'importanza della spiaggia libera come spazio di inclusione, di aggregazione intergenerazionale e soprattutto per ribadire la spiaggia come luogo di inclusione per il libero accesso, sia per quanto riguarda le spiagge libere che spesso hanno delle barriere architettoniche che non permettono ai disabili di accedere in spiaggia, sia per una questione economica, ossia che le persone anche diciamo che non possono permettersi di pagare l'accesso in spiaggia, spesso sono costrette semplicemente a non andare in spiaggia. Quindi siamo qui per appunto ribadire il concetto del mare come spazio di inclusione. Daniele Taurino di Biblioteca per la Non Violenza. Abbiamo aderito e accettato subito l'invito dell'associazione giovanile HOP perché il mare, l'ambiente, non solo da adesso che se ne parla di più, sono un tema fondamentale per l'umanità, ma soprattutto per questo territorio, Ostiense e non solo. Creare collegamenti, riuscire a parlare alla gente, capire cosa si può fare per rendere questo nostro mare più libero, più aperto, più accessibile a tutti, è fondamentale da tutti i punti di vista, da quello culturale a quello economico. Grazie. Nonostante che appunto il 6 ottobre è ufficialmente la stagione balneare finita, in settembre, qui vediamo numerose persone. Questa spiaggia pubblica, spiaggia libera, è affollata. C'è un leggero venticello, ma c'è un bel sole caldo. Quindi questo è, diciamo, un segnale. Un esempio di come la gente vorrebbe vivere il mare, sempre. Gli stabilimenti balneari sono chiusi, tra virgolette, perché la stagione è finita per loro e quindi chiusi. Mentre invece, ecco qui, l'esempio di una spiaggia libera. La gente che preferisce scegliere appunto questo modo di vivere il mare e le spiagge. Abbiamo qui due bagnanti, sì. Amanti del mare, mare sì. Soprattutto, sì. La grande risorsa. Cosa pensi della situazione di Ostia, il famoso vergognoso lungomuro? Beh, che secondo me dovrebbe essere tutta così. Un chiosco possibile dove uno prendersi qualcosa da bere o da mangiare, ma il resto libero. Se voglio mi affitto anche l'ombrellone e il lettino, ma devo essere libera di accedere, un muretto basso dove sedermi, di guardare il mare anche stando in macchina d'inverno. Questa dovrebbe essere il lungomare di Ostia e dovrebbe essere data ai cittadini. Questo è l'usufruire di quello che è di tutti, è nostro. Grazie.